Mi chiamo Anna, ho 23 anni e abito a Pradalunga. Sono una studentessa di logopedia e dedico parte del mio tempo libero all'associazione Gruppo Liberamente, un gruppo di adolescenti e giovani che organizza principalmente a Pradalunga attività di varia natura, come esperienze aggregative e attività culturali. Ed è proprio sul versante culturale che il Gruppo Liberamente incontra Eper con il progetto Confini e Sconfinamenti. Mi sono avvicinata al mondo del volontariato grazie all'esperienza scout quando ero adolescente. Delle esperienze di volontariato che ho avuto la possibilità di vivere finora, mi è piaciuta molto la dimensione del gruppo, il sentire che ci si spende tutti insieme per un obiettivo comune, il vedere che ognuno, con le proprie competenze, con la propria sensibilità, con la propria storia, è preziosissimo. Nelle esperienze di volontariato c'è davvero spazio per tutti. A questa domanda rispondo con un'altra domanda. Perché se dedicando un po' di tempo e di energie a chi mi sta intorno, vivo esperienze che mi fanno stare bene e che fanno stare un pochino meglio gli altri, non dovrei mettermi in gioco? Per me il volontariato può essere rappresentato da un piccolo seme che grazie alla cura e all'attenzione quotidiana può regalare frutti meravigliosi a noi stessi e agli altri. Ciao a tutti!